Margherita, ciao. Allora presentiamo la Gran Fondo Edita Pucci Skyte che ci sarà il prossimo 23 di giugno. Ovviamente noi ti abbiamo trovato casualmente a Monsummano proprio con la divisa della decennale, diciamo, della celebrazione dei 10 anni della Gran Fondo Edita Pucci Skyte. Proviamo, per essere sinceri, una certa emozione, perché è vero, 10 anni non sono tantissimi, però è come veder crescere il tuo figlio. E quando è nato non sapeva parlare, non sapeva camminare, e ora è lì che legge, che scrive. Che Gran Fondo sarà? Sarà una bella Gran Fondo, sarà una festa del cicloturismo a 360 gradi. E saranno invitati stradisti, bikers, a venirci tutti in piazza del Duomo, bellissima cornice della piazza del Duomo a Pistoia, per partecipare a questa bella giornata dello sport, io la chiamerei così. Ci sono una scelta di percorsi, una ampissima scelta di percorsi, quindi 4 percorsi strada, un percorso mountain bike, e sono invitati anche appassionati di e-bike, perché no, e atleti diversamente abili, e la nostra manifestazione è aperta veramente a tutti, quindi venite. Sono invece tantissimi ristori, noi li abbiamo fatti 7, cioè ben 7 punti di ristoro, punti di assistenza meccanica. I nostri punti di ristoro sono già stati prestati tantissimo l'anno scorso, soprattutto alcuni di questi, come ristoro di Spignana, con tappeto rosso, musica, palloncini, festa, insomma un paese intero in festa. Questo perché? Perché cerchiamo di non soltanto trasmettere la nostra filosofia, quella di promozione della filosofia del dono, ma anche in generale i valori, beneficenza, aiutare il prossimo. La cosa bella è che quest'anno avrò anche una ventina di ciclisti lituani, insomma, del mio paese, che vengano volentieri appositamente per la Gran Fondo e per vedere la bella montagna pistoiese che non hanno ancora visto, e far conoscere a tutti quanto bella è questa montagna non ancora sufficientemente valorizzata. Ci saranno anche una serie di eventi collaterali, no? A partire dalla gincana e poi? La gincana per bambini, sabato 22 giugno a Circolo Arci San Tommaso, la nostra location, che è oltre a un posto molto accogliente che da anni ci ospita. Invitiamo tutti i piccoli ciclisti, tutti i futuri campioni a venirci per pedalare, per ricevere la medaglia. Medaglietta non regaliamo soltanto a tutti i partecipanti dal primo all'ultimo, anche a tutti i nostri bambini, una diploma e ovviamente una bella merenda, pane e Nutella non può mancare. Quindi non soltanto voi ciclisti portatevi la voglia di pedalare, portate anche i vostri bambini e noi cercheremo di farli divertire. Facciamo anche un invito a tutti gli amanti delle due ruote a pedali per essere presenti in questa grande giornata di festa domenica 23 giugno a partire dalle 7:15, che è la prima partenza. La prima partenza sarà anche partenza unica, anche se poi la partenza alla francese, chi verrà un po' più tardi potrà partire tranquillamente, però invito con tutta me stessa, a nome di tutta la Avis Bike, tutti i ciclisti e cicliste, le donne saranno invitate in prima griglia accanto a me a partire insieme, perché insomma anche il ciclismo femminile è giusto valorizzarlo maggiormente, in crescita, in una grande crescita. Venite tutti i ragazzi e speriamo di non deludervi, speriamo di anche quest'anno di regalarvi un'emozione, una bella giornata di sport e anche di promozione alla solidarietà. Allora, grazie a Edita Pucci Skyte, so che devi continuare l'allenamento, quindi noi ti salutiamo, un saluto anche ai nostri spettatori. A presto ragazzi, vi aspetto.